A Palazzo d'Avalos di Vasto si è svolta una delle iniziative per i 100 anni della Camera del Lavoro della CGIL della provincia di Chieti. Alla presenza del vice segretario nazionale della CGIL Vincenzo Colla, un dibattito che, ripercorrendo la storia del sindacato, porta al presente e soprattutto al futuro di un distretto quale questo della provincia di Chieti, che è il più industrializzato della regione. Il coraggio di agire pensando al futuro, storia e prospettive del territorio più industrializzato d'Abruzzo è il titolo dell'incontro, spiega Germano Di Laudo, segretario provinciale della CGIL. Al dibattito di oggi hanno partecipato le scuole, i dirigenti, naturalmente i sindacalisti, e non si è potuto non parlare della situazione alla Sevel di Atessa con la PSA che vorrebbe produrre i Ducato anche in Polonia. Sono oltre 25.000 le persone che ruotano attorno all'automotive del distretto teatino. Diciamo che c'è attenzione rispetto ad una presa di posizione di un pezzo di FCA e quindi dobbiamo coinvolgere tutti a partire dal governo per vedere lo sviluppo vero e se gli investimenti preannunciati sono confermati. Il segretario punta l'attenzione soprattutto sul Ducato elettrico, che dovrebbe essere una peculiarità in Abruzzo. Intanto il vice segretario nazionale della CGIL Colla. Sì, stiamo parlando di un distretto del paese. Abbiamo multinazionale molto importante, perdere questo distretto sarebbe un delitto economico per il paese. Come si fa a garantire il futuro? Noi abbiamo una novità, che questa tecnologia ha una velocità molto, molto forte, quasi spiazzante, e questa tecnologia crea una novità. Per saperla governare, noi dobbiamo governarla, abbiamo bisogno di istruzione, di sapere, di competenze, di abilità delle mani, come diceva Tullio De Mauro. Oggi è un po' la vostra festa, 100 anni della Camera del Lavoro della provincia di Chieti. C'è una serie di iniziative che culminerà con la presenza di Landini. Quando? Il 6 di luglio ci sarà la presenza del nostro segretario generale, naturalmente non per celebrare soltanto, ma per aprire un confronto nella nostra regione, nel nostro territorio, che partendo dalla storia possiamo costruire il futuro.